ancora con gli occhi pieni di quello che abbiamo visto mercoledì sera, la grande vittoria contro il Napoli, però bisogna voltare pagina, c'è una gara importante, non dico fondamentale, però comunque un crocevia sicuramente di quelli che contano all'interno di questa stagione. Si va ad Udine, è uno scontro diretto. Ti chiedo due cose: intanto, che Udinese pensi di aspettarti? Se magari te la immagini un pochino più coperta facendoci uscire, o se proveranno a fare la loro partita. E poi comunque ti chiedo quanto i punti contano sempre, però quanto questi contano in particolar modo. Beh, chiaro, è uno scontro diretto, contano, sono estremamente importanti come sempre. Le valutazioni da fare sono legate anche alla gara d'andata nella quale ci ha visto vittoriosi, e quindi è da considerare anche quello, no? Perché nella valutazione dei scontri diretti conta anche quello. Ci aspettiamo una squadra che chiaramente vorrà prendere tutta la posta in palio giocando in casa propria, e poi naturalmente, come è logico, diciamo sempre che debbano fare le squadre. Come me l'aspetto sotto l'aspetto tattico non lo so, questo lo può sapere solo il suo allenatore. Le caratteristiche della squadra dicono nel tempo, con i numeri, che si esprime in una certa maniera, e quindi questo noi lo sappiamo e ne dobbiamo tener di conto, come facciamo sempre, perché diamo molta considerazione sempre agli avversari, ma puntiamo molto su quello che noi abbiamo in testa e quello che vogliamo fare, come sempre. Seguire la nostra identità, cercando di migliorare quello che abbiamo sbagliato o che non abbiamo fatto benissimo contro il Napoli e precedentemente contro la Juventus, in quel percorso di crescita che citiamo sempre. Ti chiedo anche io, mister, tra virgolette due cose, che se poi è una cosa sola. La prima è quanto è importante tornare, anzi cominciare, visto che questa squadra non ha praticamente mai vinto in trasferta, quindi anche il rendimento esterno, no, da qui alla fine del campionato. Avete 5 trasferte e 3 partite in casa, ovvio che non fate tabelle, però l'importanza di una vittoria in trasferta va da sé, quindi ti chiedo questo. E ti chiedo anche, alla luce della vittoria contro il Napoli, se veramente è scattato anche qualcosa da testa dei giocatori, che finalmente contro una grande squadra, oltre alla prestazione, hanno ottenuto anche quello che meritavano, cioè 3 punti, cosa che, ricordo, anche all'inizio del campionato spesso non era avvenuta. Molto spesso avevate recriminato per partite giocate benissimo, però non vinte. Sì, mi fai delle domande talmente lunghe che non mi ricordo nemmeno che cosa mi hai domandato. Non è che ci sono partite da giocare in casa e da giocare fuori casa, perché se stessimo a vedere quello non saremmo troppo contenti. Ci sono partite da giocare, e fuori casa e in casa le dimensioni del terreno sono le solite, gli avversari, il numero è il solito, e quindi dobbiamo metterci nella condizione di andare a giocare gare contro un avversario, che siano davanti al nostro pubblico o fuori, poco importa. Certo, come abbiamo detto anche domenica nel dopogara, il nostro pubblico si fa sentire e una spinta te la dà, però si fa sentire anche in trasferta, anche se meno numeroso, però si fa sentire anche là. Ma al di là di questo, noi abbiamo la necessità solo ed esclusiva di confrontarci con gli avversari, punto. Non conta niente dove siamo o contro chi siamo. Se poi troviamo degli avversari che in quel momento sono più bravi di noi, dovremo fare più fatica ancora di quella che facciamo e dovremo prenderne atto, però noi dobbiamo cercare di essere più bravi di loro, di qualsiasi, in qualsiasi posto. Sull'autostima? Sull'autostima, per forza, l'abbiamo detto, noi ricerchiamo l'autostima sulla condotta di gara e sul comportamento nostro, che c'è sempre stato. È chiaro che
Il successo esalta tutto quello che di positivo vai cercando. E quindi la vittoria dell'altra sera, oltre a rimpinguare la classifica, ha sicuramente avuto un effetto ancor più di crescita che non in passato. C'è qualche giocatore che non è al meglio, come sta Krunic, e se pensi di recuperare insomma qualcuno? Guarda, stamani abbiamo portato molta cautela in questi due giorni passati. E stamani abbiamo la verifica di diverse situazioni. E quindi non saprei nemmeno a questo momento darti un elemento in più di quello che ti sto dicendo, perché se non andiamo in campo e verifichiamo non possiamo sapere. Qualche problemino ce l'abbiamo, però contiamo di risolverla. Il nostro staff medico al completo si è dato molto da fare in questi giorni, i ragazzi pure mettendosi molto a disposizione. Speriamo di essere riusciti a risolvere quelle questioni che non erano nemmeno così gravi, perché altrimenti non avremmo nemmeno potuto tentare di risolvere. Tepul sarà uno degli 11 avversari o ha pensato a qualche contromisura per lui? No, noi raramente stravolgiamo qualcosa che riusciamo, che abbiamo come modo di essere nostro, lo stravolgiamo per degli avversari. È evidente che le caratteristiche degli avversari vanno considerate e quindi cerchiamo di metterle in mostra agli occhi dei ragazzi, perché se c'è qualche diciamo qualche considerazione da fare particolare, la si fa sulle caratteristiche del ragazzo, ma non è che buttiamo via uno dei nostri per eliminare un altro. No, perché noi abbiamo bisogno di seguire la nostra linea, il nostro percorso, e così facciamo. Mister, la vittoria in trasferta mancherà da tantissimo, mancheranno insomma diversi punti dalla trasferta, diceva, non conta trasferta o casa, però come diceva Tommaso, insomma, ci sono più trasferte che gare in casa. Fortunatamente almeno abbiamo più probabilità di sfatare questa cosa che non ci riesce a sfatare. Meglio, no? 5-3? Sì, 5-3. Perfetto. Così. Ma secondo lei è un fatto più mentale o anche gli altri avversari appunto giocando? Perché lei dopo la partita con il Torino, a Torino disse: l'ho rivista, mi sono piaciuti di più di quanto probabilmente se fosse stato fatto non aver avuto un approccio come con il Napoli da subito anche allo Juventus Stadium, forse sarebbe stata una partita diversa. Ma noi abbiamo avuto quell'approccio lì anche là, e mi ricordo da subito, perché poi noi le occasioni grosse allo stadio non le abbiamo avute il primo tempo, almeno 3 o 4, e quindi l'approccio è stato quello, e continueremo a tenere quel modo di pensare, cercando di accentuare ancor più quello che abbiamo fatto, come si è detto prima, insomma. Senti, questo, mi è rimasta molto impresso una frase che hai detto un paio di settimane fa, no? Ho da rimettere a posto un po' dei cassetti che ho trovato disordinati. Tra questi credo ci fosse quello della fase difensiva. Ti chiedo quanto sei soddisfatto da questo punto di vista. Noi continuiamo a prendere gol in ogni gara, sono soltanto due volte che poi quest'anno è uscito senza gol al passivo, però prendiamo gol in maniera diversa rispetto a come li prendevamo giocando con 3-5-2, quindi da quando tu sei tornato. E io noto nel pacchetto arretrato, ma poi la fase difensiva la fanno gli attaccanti per primo, una maggiore tranquillità, una maggiore serenità, una maggiore lucidità in questo. Quindi ti chiedo quanto sei soddisfatto, se siamo sulla strada giusta o se c'è ancora un buon margine di miglioramento nella tua testa da questo punto di vista. Sicuramente il miglioramento, sicuramente, ma in tutte le componenti, in tutte le fasi, sia in quella di non possesso che di possesso, naturalmente. E una squadra deve migliorare sempre e deve mettere sempre qualcosa di nuovo,
Ieri abbiamo analizzato con i ragazzi in questa stanza quello che si può fare in più, di meglio rispetto a quello col Napoli. Però devo dire che mi veniva spesso da rimarcare le situazioni nelle quali erano stati bravi. Ecco. Poi naturalmente quelle che sei bravo lo sai e devi mettere gli occhi su quelle invece che ti fanno crescere. È sempre il solito discorso, bisogna lavorare con l'intenzione forte di migliorare i dettagli. Nei dettagli ci sono quelli difensivi e ci sono quelli della fase di possesso. Non abbiamo fatto niente di particolare se non tentare di essere più solidi, ma cercando di rimanere propositivi, di non dedicare troppo alla fase difensiva né come numero né come attenzione, ma predisporci ad essere numerosi in tutte le zone del campo come lo eravamo prima. Ecco. Diciamo prima 4, forse eravamo più numerosi dalla metà campo in su, e ora non ci possiamo permettere di essere più numerosi dalla metà campo in giù. Ecco, quindi diciamo che i ragazzi sono stati bravi a miscelare queste due cose che forse ci hanno portato un po' più di quella tranquillità che tu dicevi, che non so. Che anche loro lo evidenziamo parlandoci, eh? No. Sì, probabilmente la sentono anche loro, ma la vedo anch'io. Andiamo su questa strada. Solo che invece su riguardo a Traoré, perché ha fatto, era finito insomma a gennaio, ha avuto un momento un po' di appannamento, anche comprensibile visto le voci, il mercato, insomma un ragazzo molto giovane, era anche normale. Tu l'hai riproposto subito a Torino, ha giocato soprattutto il primo tempo contro un giocatore chiamato Edì, che insomma il campione del mondo sappiamo chi è, e non solo non ha sofferto il confronto, ma a tratti ha anche dominato contro il Napoli, abbiamo visto tutte le partite ha fatto. Ti chiedo se può essere non soltanto un giocatore importante, ma proprio l'arma in più di questo Empoli per il finale stagione. Mercoledì abbiamo visto fare una partita, insomma, forse non l'aveva mai fatta una partita. L'arma in più non credo, è un'arma come tutti i suoi compagni, perché se Traoré avesse fatto la prestazione individuale che ha fatto da solo, non se ne sarebbe accorto nessuno e noi avremmo subito sicuramente il Napoli. Mentre invece la sua prestazione, che sono condivido che è stata ottima, è stata supportata da tutti i suoi compagni che hanno fatto una prestazione ottima anche loro. E quindi dopo tutto diventa più facile, e più facile anche per lui. Perché se Traoré nella sua espressione individuale non ha la possibilità, quando ne esce, di trovare una condizione ideale per poter fare quello che ha in testa, mi riferisco per esempio ai due attaccanti che gli attaccano a profondità, oppure è difficile che lui lo possa esprimere, no? Rimarrà sempre fine a se stesso, mentre invece quando tutti quanti concorrono a far funzionare una cosa, allora tutto diventa più semplice anche per lui. E allora le individualità, perché parliamo di Traoré, ma potremmo parlare di tutti i suoi compagni, tutti, e analizzandoli hanno fatto tutta una prestazione di ottimo livello. Lui ci impressiona un po' di più perché è un ragazzo, ma l'ho detto il primo giorno che mi sono seduto qua, che per me aveva qualcosa di più, insomma, si vedeva, perché doveva solo crescere e deve ancora crescere perché deve imparare tanto.